Sono molto legato a questo luogo perché la casa è stata costruita nel 76 e ha avuto diverse vite. All'epoca io avevo 10 anni e ci abitavo con i miei genitori e anche con mia sorella, quindi ha visto varie trasformazioni. È diventato un po' un luogo sempre più mio e siamo sempre più in simbiosi, per cui ho fatto vari interventi per trasformarlo sempre di più in uno spazio adatto a fare quello che volevo fare. Io ho iniziato disegnando quelli che oggi chiamano graphic novels, all'epoca si chiamavano fumetti e basta, per delle fanzine, per delle pubblicazioni indipendenti, perché all'epoca frequentavo un po' quell'ambiente della controcultura legata al punk, al post-punk, alla new wave, i primi centri sociali. E lì insomma trovavo questo spazio. Per quello che facevo, che a me piaceva molto perché era la logica del do it yourself, cioè se vuoi fare qualcosa falla, se poi trasformato in se vuoi dipingere, dipingi. Gli anni 80, così come ce li proponevano, non piacevano, facevano schifo e cercavamo una strada, diciamo pure alternativa. E c'era un'onestà di fondo, un crederci molto forte, molto profondo, che per alcuni poi è rimasto, poi si è evoluto, si è trasformato, è diventato altro, però credo che questa anche sana ingenuità di fondo di cercare, non dico di cambiare il mondo perché questo è un po' eccessivo, però di trovare una via alternativa a quella che ti viene proposta dal sistema imperante, dal modo comune di vedere le cose, credo che sia un bel modo di vivere. È stato un percorso anche molto difficile perché io sono autodidatta, quindi certe cose non riuscivo a capirle, le ho capite con molto tempo. Passo quasi tutto il mio tempo a dipingere e non importa quello che succederà, quello che importa è che il quadro sia risolto. L'idea di un quadro non è un quadro. È un concetto molto importante, è molto semplice, sembra banale dirlo, ma è decisivo, cioè se io penso a fare un quadro, non ho ancora il quadro, occorre dipingerlo. E per dipingerlo è necessario conoscere la tecnica. Quindi ecco l'aspetto molto importante, purtroppo oggi spesso stigmatizzato, della manualità, del fare manuale, che almeno per un pittore è fondamentale. Se io non controllo la tecnica, non arrivo a quello che voglio dire, a quello che voglio fare. I tempi rapidi di internet, secondo me, contribuiscono ancora di più a dare valore alla fissità, alla lentezza del fare pittorico. Alla fine, dentro al dipinto, entrano tante cose, entrano. Sì, le mie esperienze fatte in quel mondo che ti dicevo prima, quindi i primi centri sociali che erano fatti dentro agli spazi abbandonati. Entra tutto il mio amore per quello che è stato il fumetto underground, il fumetto indipendente e anche per un certo tipo di cinema, per cui il senso dell'inquadratura. E poi dentro c'è anche tutto quello che è stato il mio amore per l'arte e per la storia dell'arte. Adesso sto leggendo L'ipnerotomachia polifili di Francesco Colonna, che è un testo bellissimo, esoterico, dove ci sono tantissimi riferimenti all'antichità, alla classicità e anche ci sono proprio delle parti in cui parlano del concetto di armonia e di simmetria, per cui è evidente che all'interno di un dipinto io comunque cerco una bellezza che è una forma, se vuoi, contemporanea di bellezza. Nei quadri più astratti, senz'altro c'è il tentativo di creare un mondo parallelo, un mondo mentale, più astratto rispetto al luogo reale. Rimane comunque un germe, rimane comunque una traccia sottofondo, sottopelle, di quello che era questo luogo prima. Quindi, diciamo, in tutti i quadri c'è in alcuni di più, in alcuni di meno, ma c'è sempre questa anche documentazione della trasformazione del paesaggio contemporaneo nei suoi aspetti politici e sociali, quindi la fabbrica, le lotte operaie, tutto il Novecento, fino oggi alla chiusura delle fabbriche, alla perdita del lavoro, alle
fabbriche che vengono smontate e ricostruite in Cina. La ricerca della luce ha anche la metafora della ricerca di una via d'uscita, comunque di una speranza. Sono quadri, se vuoi, delle volte inquietanti e anche non rassicuranti. Il mio lavoro non è assolutamente rassicurante, ma non è un lavoro negativo. In certi lavori io porto avanti una ricerca anche della redenzione, cioè comunque di una possibilità, di una via d'uscita, di una fuga, di un passaggio, di una soglia, di una crescita. Lascio sempre la possibilità della speranza. La situazione è difficile, ma esiste una speranza. Il sistema dell'arte contemporanea ha quei difetti che dicevo prima, di autoreferenzialità, di un'eccessiva spettacolarizzazione. Andare alle fiere spesso è come andare in Luna Park. C'è una grande ignoranza, ma ti dico, secondo me, io non accuso il pubblico, io accuso il sistema, nel senso che è il curatore che vuole tenere le redini dell'opera e quindi si tiene il diritto di spiegare l'opera, quando invece l'opera può parlare benissimo da sola. Poi il critico può aggiungere un suo commento o una sua interpretazione, può favorire questa lettura, ma quando l'opera ha bisogno di una scheda che spiega addirittura cosa il pubblico deve sentire, io davanti a queste cose dico: ci meritiamo che il pubblico non si interessi di noi. Che ci siano dei percorsi criptici per arrivare a un'opera mi sta benissimo. Del resto, prima ti citavo il libro di Francesco Colonna, che è un'opera ermetica per eccellenza, piena di rebus, piena di geroglifici, di codici da interpretare, da criptare. Quindi è sempre stato usato questo sistema anche di complessità per arrivare spesso poi a una verità, a un contenuto molto semplice. Però è vero, secondo me, che per arrivare a una sintesi semplice devi attraversare un percorso complicato, no? Questo lo diceva anche l'Agakure, il codice del samurai. L'artista è presuntuoso perché si autodefinisce tale. Perché il mio dolore, il mio malessere è diverso dal tuo? Perché tu dovresti essere interessato al mio che c'è già il tuo? Perché io cerco di trasformare una cosa privata, una cosa intima, in un archetipo, qualcosa che può comunicare a tutti.